Andiamo da Domenico Fazzari, Polistena, in Calabria. Allora, abbiamo detto che la cooperativa Valle del Marro Libera Terra produce, ha creato imprenditorialità gestendo beni confiscati all'Ndrangheta. Quando tu sei il vicepresidente della cooperativa, hai abbracciato questo progetto, eri ben cosciente di quello che facevi e perché? Sì, ero cosciente insieme agli altri miei amici, gli altri miei colleghi, per il semplice fatto che costituire una cooperativa sul bene confiscato è stato per noi una tappa di un cammino di crescita che ha radici profonde, che nasce fin dall'infanzia, inizia questo percorso, e inizia all'ombra del campanile. Ci piace dire che noi siamo cresciuti all'ombra del campanile. Quindi un percorso di crescita che ha visto, ecco, questa tappa, appunto, di un percorso che ancora deve terminare. Per noi, ecco, per me è stata una grande opportunità, andare su un bene confiscato. Può sembrare assurdo dirlo, però è così. Un'opportunità di poter riscattare forse, ecco, uno dei valori, delle cose più importanti per un giovane del Sud, la libertà di rimanere nella propria terra. E qui nella propria terra contribuire a cambiare, a migliorarla. Quindi nel momento in cui si è presentata questa occasione non ho avuto dubbi, non ho avuto alcuna incertezza a dire sì a questo progetto. Quindi, ecco, prima si parlava di gesti concreti. Io credo che un giovane abbia bisogno di concretezza per poter credere e avere speranza in un futuro migliore. E io ho avuto la fortuna di vivere, di crescere, come dicevo prima, all'ombra del campanile, in una parrocchia dove la concretezza si toccava, si percepiva e si percepisce ancora oggi, grazie ad un parroco che è stato un esempio di concretezza e che è ancora oggi un esempio di concretezza. Quindi, ecco, il gesto concreto nasce proprio da Don questa Pino De Masi, consapevolezza. Sì, Don Pino De che è il Masi, sì. presidente, dovrebbe essere, o sbaglio, della cooperativa. No, Don Pino De Masi è vicario generale della diocesi di Oppido No, dico Farni, della che cooperativa. Ah, è quindi della sì. cooperativa. No, non è, No, lui non niente. fa parte della cooperativa. È stata la nostra guida, è ancora oggi la nostra guida spirituale, e quindi che ci ha dato la forza di fare quello che stiamo facendo. Quanto è importante per te fare cultura, sempre con legalità, Vangelo, legalità da una parte, Vangelo dall'altra, anche se poi è la stessa cosa? Dicevo prima, ecco, il bene confiscato per noi è stata l'opportunità di restare nella nostra terra e di cambiare la nostra terra. La Calabria ha innanzitutto bisogno dei calabresi per creare una nuova mentalità, una mentalità che è alternativa a quella mafiosa, a quella di 'Ndrangheta. Quindi è una lotta di culture, chiaramente. Da una parte c'è una cultura mafiosa, dall'altra bisogna necessariamente creare una cultura antimafia, una cultura che sia appunto opposta a quella mafiosa. Quindi è importantissimo fare cultura in una terra come la nostra, afflitta da questo male. Così come in Campania, in Puglia, un po', ecco, credo che sia un problema questo che riguardi tutti quanti, ecco, non sia solo un problema del Sud. Quindi, ecco, noi abbiamo deciso di costituire questa cooperativa proprio per fare lotta a questa mentalità mafiosa, quindi creare una mentalità alternativa e di farla attraverso la coltivazione della terra, la risorsa che per eccellenza è la risorsa che dà vita, ecco, che produce per eccellenza. Infatti, ecco, noi coltiviamo 110 ettari di terreno confiscati nella piana di Gioia Tauro, e questo terreno, che prima era appunto terreno di dolore, Di di dolore, di tristezza, oggi sangue. diventa, ecco, speranza di cambiamento, perché noi siamo in 15 a lavorare in cooperativa, 15 famiglie che vivono con il lavoro della nostra cooperativa. Abbiamo in progetto il progetto è, ecco, lo sviluppo della nostra cooperativa, quindi crediamo che nei prossimi anni riusciremo ad assumere altre persone. Quindi, ecco, partire dal lavoro, dalla terra e dal lavoro per creare Una nuova una nuova mentalità. mentalità, sì, È quindi una nuova cultura. molto importante quello che fate, però vi hanno messo a dura prova nel portare avanti la coltivazione di questi 110 ettari di terreno della piana di Gioia Tauro, 110 ettari confiscate all'Ndrangheta. Eh sì, sicuramente incominciamo a dare fastidio. La cooperativa, ecco, nasce nel 2004,
Il primo attentato noi lo subiamo nel dicembre del 2006. Come mai passa questo tempo dal 2004 al 2006? Infatti in questo periodo noi c'era quasi venuto il dubbio che forse quello che stavamo facendo non servisse, ecco, a niente. In effetti passa questo tempo perché, come spesso succede qui in Calabria, l''ndrangheta di fronte a un nuovo progetto sta alla finestra a guardare, a capire cosa sta succedendo. Probabilmente hanno capito effettivamente che facevamo sul serio, che non si trattava di un gruppo di giovani sprovveduti che si ricavano sui beni confiscati così autonomamente, ma che c'era dietro un'organizzazione, una rete di sostegno e quindi il fatto, ecco, di non essere da soli, che ci dà appunto la forza di andare avanti, questo li ha messi in agitazione, li ha preoccupati un po'. E allora si sono fatti sentire nel dicembre del 2006 sabotando i nostri mezzi, i mezzi agricoli, rubandone alcune, proprio per, ecco, saggiare la nostra forza, la nostra capacità, la nostra caparbietà, ecco, la nostra fiducia in quello che stavamo facendo. Per ritornare a un discorso che ha fatto Don Angelo Casile all'inizio, lui Don Angelo parlava di reti, ecco, la cosa importante è creare rete, creare sostegno dall'evangelizzazione alla formazione. Io sono convinto, ecco, che un giovane per poter essere protagonista del suo presente e quindi costruire un nuovo futuro, ha bisogno appunto di non Ciao. sentirsi solo. Anche Quindi la lì dentro rete, è è fondamentale. E importante infatti questa creare rete. rete che di fronte a attentati, quindi di fronte ad atti così forti che possono, ecco, mettere in crisi anche la persona più dura, più forte, invece ci ha dato la forza di poter andare avanti. Io dico sempre che quel giorno, il giorno del primo attentato, è stato per noi un giorno di festa. E lo dico, può sembrare assurdo, Avete ma è capito stato che un giorno. stavate facendo bene, Perfetto, paradossalmente? è stata la prova che effettivamente il lavoro che stavamo facendo e la strada imboccata era quella giusta. Anche Quindi perché abbiamo voi veramente. in questo modo togliete mano d'opera all''ndrangheta. Sì, più che manodopera noi togliamo una cosa che è È un fondamentale per bene, oltre al l''ndrangheta. bene, perché oltre al No, a bene. parte il bene, togliamo il consenso. Ah, ecco il consenso. L''ndrangheta vive principalmente di due cose, il potere economico, quindi i soldi, i beni, mobili, immobili, e l'altra cosa che è fondamentale, che gli consente di stare in vita, è il consenso della gente. Quindi noi andando su un bene confiscato, che per assurdo dopo la confisca viene abbandonato, perché nessuno Ci vuole aveva il andare, ha coraggio di mettere paura. piede su un terreno confiscato, sì, quindi loro potevano, nonostante la confisca, ecco, nonostante la perdita di valore, loro potevano continuare a dire, ecco, vedete, prima su quel terreno qualcuno ci lavorava, quindi noi riuscivamo a dare lavoro, adesso per colpa dello Stato il terreno è abbandonato e voi avete perso il posto di lavoro. Quindi, ecco, la confisca da solo non basta, ma serve, ecco, il riutilizzo del bene stesso. Quindi poi Certo. arriviamo noi, arriva la cooperativa Valle del Marro, recupera il bene, produce lavoro regolare, e quindi questo toglie consenso all''ndrangheta. Quindi la gente si avvicina. Lo prova il fatto che all'inizio noi facevamo fatica a trovare manodopera. E questa Chiedevamo, è ecco, la alle migliore forma di rivoluzione dal basso, persone. Sì. non violenta. Ecco, questa è una cosa molto, ma molto bella. Decisamente. Aprire alla cooperativa Valle del Marro Libera Terra perché, Domenico? Per contribuire a creare un mondo migliore, una comunità migliore.